cambiato la città al ritorno dalle ferie, le condizioni dei marciapiedi, le strade? Lasciano un po' a desiderare, francamente. Sono dispiaciuta per questo, perché io amo la mia città e ogni giorno purtroppo si assiste al degrado continuo della nostra città. Sono dispiaciuta come cittadina, come cittadina di Torre del Greco. Come al solito sporca, Soccorso Vittorio Emanuele, spazzatura a morire. Come al solito, questa è la realtà di Torre del Greco. Bisogna cambiare la mentalità di noi cittadini, la prima cosa. E poi dopo l'amministrazione, che dovrebbe fare anche bene il loro, cioè dovrebbero avere più controlli. Controlli non ce ne sono, e questo è il risultato. C'è poco da dire, un degrado totale. Praticamente. Lei invece cosa ne pensa? È la stessa cosa, c'è un grande degrado, erbaccia, spazzatura, quindi devi camminare facendo lo slalom tra i rifiuti. Come ha trovato al ritorno dalle ferie la città di Torre, diciamo le sue condizioni, le strade? È un caos, vabbè, ma quella è una questione culturale, mica è solo a Torre, io lavoro a Porci ed è uguale. Un po' più di senso civico ci vorrebbe, credo, partendo dalle piccole cose. Le strade sono sporchissime, poi queste piante non vengono potate, infatti io soffro principalmente perché posso andare a finire con gli occhi sui rami. C'è un parcheggio selvaggio di motorini sui marciapiedi e non voglio aggiungere altro. Spero che il sindaco ne faccia tesoro di queste parole e intervenga quanto prima, perché sta diventando proprio invivibile questa città. Io non sono andata proprio in vacanze, ma la trovo come al solito un disastro. Ci sta un degrado culturale a Torre del Greco, che in 15 anni abbiamo perso 50 anni di storia torrese. In 15 anni abbiamo perso 50-60 anni di storia per il livello culturale che ci sta adesso a Torre, che è quasi zero.